Oh, ma sempre tardi arrivate, sempre tardi. Ve l'ho già detto da ieri che siamo in Champions. No, Cioccolino, ci manca un punto. Oh, da ieri che ve l'ho detto. Da ieri che ve l'ho detto. Tanto quelli lì, a parte che li abbiamo visti, ma li squalificano. Quindi eravamo già in Champions. Abbiamo riconfermato la Champions. Meglio comunque averla confermata sul campo, che comunque l'ultima giornata tu puoi ancora superare sia l'Inter che la Juve. Perché la Juve? Perché senza la penalizzazione sarebbe davanti a noi, senza la penalizzazione. Quindi mi raccomando, andiamo a vincere l'ultima col Verona in casa, che si gioca la salvezza, perché so che per qualcuno è anche abbastanza importante vincere sta partita. Per la partita di oggi, ragazzi, che vi devo dire? Che vi devo dire la partita di oggi? Gran gol di Giroud, si è girato, ha fatto un grandissimo gol Giroud. Per quanto riguarda la difesa, bene, Malik è il nostro nuovo difensore, non c'è molto da dire. Malik, ragazzi, è il nostro nuovo titolare. Che gli vuoi dire a Malik? È il nostro nuovo titolare, chiude tutto bene, sulle palle alte c'è sempre lui. Stavamo rischiando di prendere ovviamente gol su calcio d'angolo come al solito. Meno male che Kalulu ci ha messo il piedino. A un certo punto, ragazzi, non ci crederete che cosa ho visto. Ho visto una roba, Pioli. Ho visto una roba a un certo punto. Ho visto entrare Ballo Touré per Leao. Non ci crederete mai. Ho fatto così con l'occhio. È entrato Ballo Touré per Leao. Mi sa che ha giocato la mossa Amuleto. Pioli ha detto, dai, questo qua, ragazzi, è campione d'Africa, campione d'Italia. Provo la mossa Amuleto, lo metto dentro. Meno male. Ho detto, questo qua sicuro, se capita qualcosa dentro l'area, fa il rigore sicuro, sicuro. Poi vabbè, è andata bene così, dai. Abbiamo vinto sta partita. Sapete, io non ho grande entusiasmo, è una Champions triste, abbiamo fatto un campionato triste, una stagione triste. Quindi da domani iniziamo a parlare di mercato, ecco. Da domani iniziamo a parlare di mercato. Iniziamo a parlare seriamente di mercato. Quindi buona questa, vittoria. La Juve la vedo messa non benissimo. Fatti loro, pensiamo a noi, che l'anno prossimo è un'altra stagione. Forza mia, sempre.